Buongiorno, buongiorno a tutti e buon 3 marzo 2022. Un buongiorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buon giovedì, Marco. Paolo, buongiorno, buon giovedì a te. Ci avviamo alla fine di quest'altra settimana di rassegna stampa. Come dicevo, celebreremo tra qualche giorno a marzo con una torta e una candelina il nostro primo anniversario, un anno intero di rassegna stampa. Oggi abbiamo alcune notizie che riprendono un po' alcuni temi caldi e mettiamo subito la prima, alcuni temi caldi, roba che si è verificata in questi giorni in città. Ci sono state diverse cose che hanno un po' raccolto e catalizzato l'attenzione. Mettiamo subito la prima notizia. In particolare c'è la vicenda Ast, che noi seguiamo in tutte le sue sfaccettature, con la nomina del nuovo capo del personale del dottor Scordo, che io personalmente conosco e che aveva come precedente incarico quello di seguire tutto l'aspetto del CLT, che è un mondo in particolare della struttura acciai speciali, perché parliamo di tutta la parte del dopolavoro. Quindi le acciaierie hanno un proprio ospedale interno, dipendeva dal dottor Scordo. Le acciaierie hanno un circolo dopolavoro, squadre di pallavolo, di altri sport nella città dello sport, chiamiamola così, nella cittadella dello sport che sta vicino alla piscina. La piscina del CLT, che è quella che sta vicino alla stazione. Quindi una città nella città, che era il precedente presidio del dottor Scordo. Invece adesso si occuperà del personale delle acciaierie. Parliamo quindi di un mondo che è un mondo di quelli tosti, di quelli seri, e Giovanni Scordo prenderà il timone della nuova di fatto struttura del personale, non nuova perché esiste già da tempo, ma della nuova società del gruppo Arvedi. Tant'è che leggiamo a fianco, sempre in questa pagina del Corriere dell'Umbria, che fino a domani sicuramente resterà in città il cavalier Giovanni Arvedi, ha messo in agenda il suo arrivo in Umbria tra ieri pomeriggio e stamattina con un volo privato fino a Perugia, e poi, come sempre avviene, in auto fino a Viale Brin. L'industriale cremonese ha deciso di concentrarsi sulla conoscenza prima e poi sul rilancio dell'asta. Abbiamo già parlato di magnetico, 200 tonnellate, abbiamo parlato di implementazione delle attività del secondo forno fino a raggiungere il massimo della produzione, che richiederà probabilmente nuove assunzioni. Quindi grandi movimenti in fondo a Viale Brin, grandissimi movimenti. Avremo modo poi di congratularci con il dottor Scordo per questo nuovo incarico. Proveremo ad averlo in diretta, Paolo, vediamo se acconsente ad una nostra chiamata, oppure magari per riservatezza declina il nostro invito e ci può anche stare. Nel frattempo, come dicevamo, settimana prossima vedremo il giorno esatto, avremo il presidente di un'altra associazione di imprenditori che ci racconterà e ci dirà qual è l'impatto di queste vicende e qual è l'impatto energetico sulla struttura industriale della provincia di Terni e di Terni città. La seconda notizia ci riporta ad alcuni fatti, come dire, drammatici di questi ultimi giorni, che sono quelli dei pluriincendi in varie zone della città. L'ultimo incendio, sappiamo, è quello che è stato purtroppo devastante per una struttura che è niente altro che una piattaforma di distribuzione alimentare. Noi ieri, con quella freccina che Paolo aveva, con la quale indicava la macchina che andava in là, la macchina che andava in giù, abbiamo sempre sto vizio, eravamo stati a verificarlo di persona, in verità ci siamo stati, e avevamo già detto dove si era manifestato questo incendio. Non abbiamo ovviamente altri elementi, ma era facile immaginare che il punto d'innesco
dove appunto purtroppo si è avviato questo drammatico incendio, drammatico perché temperature di oltre 1000 gradi, strutture di metallo piegate dall'elevata temperatura, quindi oltre al bruciare vero e proprio di materiali, che in quel caso bancali, derrate alimentari, bancali di legno, ma comunque il fatto vero è che lì c'è un muro di cinta che corre lungo quelle stradine e qualcuno ha buttato qualcosa lì dentro per innescare l'incendio, non lo sappiamo, ma si parla di punto di innesco perché perde quota l'autocombustione, secondo le indagini che stanno svolgendo i carabinieri forestali. Quindi, da quello che si dice negli ambienti, l'innesco di tutto ciò che è successo alla Ferrocart probabilmente dipende dall'evento accidentale di autocombustione. Da ciò che invece si capisce, l'autocombustione per l'incendio alla struttura di distribuzione di prodotti alimentari per la è una piattaforma, quindi arrivano i prodotti, si smistano per i vari supermercati del gruppo Coop Superconti. Invece qua perde quota l'autocombustione e prende quota l'innesco, puntini puntini, doloso, punto interrogativo. Questo ovviamente lo stabiliranno i carabinieri forestali nelle indagini che stanno svolgendo. Giù in basso in questa pagina, Paolo, c'è un'altra notizia che ci piacerebbe minimamente segnalare ai nostri ascoltatori. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Rimpiccoliamo per leggere tutto il titolo. Consiglio Arvedi, consiglio straordinario, ci sarà Castano, lo pronunciamo così. Il cavalier Giovanni Arvedi non sarà presente, o meglio collegato, ma al suo posto ci sarà Gianpietro Castano, un nome che la piazza di Terni conosce bene, visto il ruolo che lo stesso Castano ha avuto al MISE quando seguiva le vertenze sindacali di tutta Italia. Al momento Castano è il braccio destro di Arvedi dentro Viale Brin, almeno per quello che riguarda questa fase di iniziale passaggio tra la proprietà dei tedeschi ed il gruppo Arvedi. Quindi ci sarà un consiglio straordinario dove ci sarà anche il braccio destro di Arvedi, sostanzialmente per la presentazione alla città di questo evento. Al consiglio, stando a nominativi forniti dalla presidenza, interverranno Stefano Lupi, presidente della Confcommercio, Mirko Papa, ufficio presidenza regionale CNA, Daniele Francescangeli, segretario dell'UGL, Gioacchino Olimpieri, segretario generale della FISMIC, Giovanni De Angelis, responsabile CSA Rai Umbria, Simone Liti, segretario generale della FIMCISL, Laura Pernazza, presidente della provincia, Thomas De Luca, consigliere regionale, Daniela Rondinelli, deputato parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, Raffaele Nevi, vicepresidente del gruppo di Forza Italia, Camera dei Deputati. Questo è un po' l'elenco, ci sono alcune presenze importanti e secondo quello che leggiamo notiamo anche delle assenze che non avremmo voluto leggere, ma tant'è, evidentemente i territori magari vengono ritenuti più importanti del capoluogo, dove per territorio intendo la provincia, non nelle vicende che capitano al capoluogo, però questo è. Ora, nel commentare questa notizia, un'ultima nota riguarda l'insediamento a questo punto, nella parte struttura società, quindi Arvedi va allo stabilimento, cerca casa a terra. La parte di piano industriale, si comincia a parlare di tonnellate in più per l'acciaio e per la ripartenza della produzione del magnetico. Bene, Arvedi manda il suo braccio destro a presentare l'operazione alla città. Quindi si compie il ciclo di insediamento in città della nuova proprietà, perché, come abbiamo detto più volte, per la prima volta nella storia il gruppo Arvedi ha un proprietario. Qualcuno avrebbe detto padrone. Forse è inopportuno da un punto di vista lessico-grammaticale, diciamo così, non è errato, ma in qualunque caso non fila per tutta una serie di valutazioni. Proprietà ci sta, esiste la proprietà del nuovo gruppo Arvedi
nuovo per Terni, che si insedia e si presenta appunto al Consiglio Comunale della nostra città. Bene, bene, diciamo solo bene, perché ci sembrano tutti passaggi calibrati, passaggi equilibrati, passaggi necessari e allo stesso tempo passaggi importanti. Andiamo alle pagine online, in particolare, ecco, c'era giustamente, Paolo mi ricorda e me la mette qua, l'operazione, andiamo a leggere il titolo, di questo articolo. Il titolo, eccolo qua, eccolo. Droga nei toner, condanne confermate anche in Cassazione, 60 anni di carcere. Mi ero distratto e Paolo puntualmente mi ha bacchettato rimettendomi giustamente in riga. Le sanzioni più pesanti per il ternano Sandro Broccucci e per il marocchino Mohamed Mojimil, 9 anni e 4 mesi. Diventano definitive le pesanti condanne per gli 11 imputati dell'indagine Toner, che smantella un vasto traffico di cocaina, marijuana, hashish ed eroina tra la capitale e la città, gestita da marocchini e ternani. La Cassazione ha respinto i ricorsi confermando le condanne per un totale di 60 anni di carcere inflitte in primo grado dal Tribunale di Terni e ribadite in appello. In queste ore i carabinieri stanno eseguendo le sentenze che porteranno in carcere gli imputati che avevano scelto l'abbreviato. Le condanne più pesanti riguardano un ternano e un marocchino, devono scontare 9 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. Il ternano Sandro Broccucci, che avrebbe collocato la base del traffico di droga nel suo negozio di ricarica di toner, perché questa roba veniva nascosta nei toner. Ecco, quindi 9 anni se li sono beccati e ben gli sta. Diciamo, per quanto ci riguarda è anche poco, ma insomma non siamo né giudici né avvocati, quindi ci saranno tutte le condizioni. Andiamo a leggere poi 5 anni e 6 mesi di carcere per i marocchini Abdellah Kim El Feli e eccetera eccetera. Adesso diciamo evito di pronunciare questi nomi strani semplicemente perché trovo difficoltà, non per altro. Poi ci sono anche dei ternani, Manuel Fiori e Marco Pellerucci, 4 anni e 8 mesi per il ternano Maurizio Allegretti e altri marocchini, 4 anni e 5 mesi per Ismail eccetera eccetera, e 3 anni di reclusione per Mirko Fiorini. Quindi ce n'è per tutti. Quest'asse ternano marocchino colpito da 60 anni di reclusione, che a sto punto, visto che sono condanne superiori ai 3 anni, si faranno realmente in galera. Vedremo per quanti anni si staranno dentro e vedremo come se la passeranno. Vedremo che significa. Avranno modo di riflettere, probabilmente, parlo soprattutto dei nostri connazionali, perché per quanto riguarda gli stranieri, delinquenti quanto i nostri, chiaramente, i nostri connazionali, c'è un dato. La popolazione ternana è costituita dal 90% di cittadini autoctoni e 10% di cittadini stranieri. I cittadini stranieri a Terni sono percentualmente l'esatta percentuale che c'è a livello nazionale, vale a dire c'è una percentuale di 60, i cittadini residenti in Italia sono 60 milioni, circa 6 milioni, cioè il 10% sono stranieri. Questi stranieri generano all'interno delle carceri italiane più del 50% dei detenuti. Quindi se qualcuno, numeri alla mano, smentisce questi dati, io sarò pronto a mettermi e a cospargermi il capo di cenere e affermerò con chiarezza, con i nuovi dati che mi verissero forniti, che non è vero che la maggior parte degli immigrati clandestini si dedicano poi ad attività delinquenziali. Lo farò,
se qualcuno, numeri alla mano, mi dimostra che i numeri non sono quelli che io ho appena descritto. Adesso, se Paolo non mi bacchetta nuovamente, avremmo le pagine online. Terni Today in particolare, che è la prima di queste. Anche qui parliamo di un'attività che ci riporta alla gestione amministrativa della nostra comunità. Il Consiglio Comunale torna in presenza dalla prossima volta, dall'8 di marzo, così abbiamo letto, l'ultima seduta si parlerà della presenza, si parlerà della realizzazione del centro sportivo della Ternana che sembrerebbe entrare nel vivo. Andiamo a leggere velocemente qualche riga per capire esattamente che cosa succederà. Un duplice passaggio fondamentale per la realizzazione del centro sportivo della Ternana: domani mattina, giovedì 3 marzo, è stata convocata la prima commissione consiliare, dove si tratterà dell'argomento dedicato alla variante parziale al PRG, parte operativa, comparto di Villa Palma. Uno step necessario per l'inizio dei lavori previsti entro il mese di giugno. Questo è il passaggio, salvo poi che questa roba dovrà tornare in consiglio comunale, in particolare il giorno 7 marzo, non l'8 marzo. Sono complessivamente 5 gli appuntamenti con le sedute di Palazzo Spada nel mese di marzo. Si inizierà domani, giovedì 3 marzo, con la plenaria ultima da remoto dedicata all'acquisizione di acciai speciali da parte del gruppo Arveli, come abbiamo già detto. Altra notizia che abbiamo dalle pagine online, Umbria On, eccola qua. Abbiamo già parlato di questi eventi che sono così odiosi, ma così odiosi che viene quasi un moto di rabbia personale. C'è una fotografia che è particolarmente esplicativa. Ci sono bande di truffatori scatenati, amici, coloro che ci sentono, amici, parenti, diffondete il fatto che non può essere così facile per un turlupinatore, truffatore, prendersi gioco di famiglie, di anziani, di persone sole. Ma possibile che non c'è l'argine a questo fenomeno così odioso? Andiamo a leggere un attimo che cosa dice, dove queste attività delinquenziali sono state messe in campo. Non solo truffe al passo con i tempi, come quella purtroppo messa a segno martedì nella zona dell'incendio di Sabbione, ma anche più tradizionali metodi, aggiungo io. Malintenzionati scatenati mercoledì a Terni nei confronti di persone per lo più anziane con il metodo della finta consegna di un pacco. Poco meno di una decina di tentativi e almeno uno di questi è andato a segno. Con protagonista un truffatore di nazionalità italiana, il sistema si basa sull'avvertire telefonicamente la vittima che è in arrivo un pacco per un parente con consegna da parte del corriere, per ricevere il quale di solito il contenuto è importantissimo e di valore. Bisogna consegnare cifre ingenti in contanti oppure preziosi e oro. Alla telefonata di solito si accompagna anche quella ovviamente finta del familiare che deve ricevere il pacco. Il pacco più tipico è il nipote che esorta il nonno o la nonna a dare i soldi al corriere. Purtroppo c'è chi il suo malgrado ci casca e non è certo una colpa. Noi questa cosa addolora perché le parti più deboli sono ovviamente gli anziani e vengono truffati, appunto. Attenzione, attenzione, attenzione. L'ultima notizia la diamo da Terni in Rete. Il questore Failla incontra i rappresentanti delle comunità straniere, perché il fenomeno dell'immigrazione è anche un fenomeno che in qualche modo se rimetti la foto per favore, eccolo qua. Li conosco un po' tutti, perché da sinistra verso destra un esponente della comunità indo-pakistana, poi c'è a destra il più alto della comunità nordafricana marocchina, segue altro personaggio con le mani davanti una dentro l'altra della comunità sudamericana. Gli altri due non li conosco, ma devo dire che li conosco un po' tutti, perché a suo tempo ho avuto la possibilità di interloquire con questi nostri concittadini ormai tali, trovando sostegno e assenso per il nuovo decreto emanato dall'allora ministro degli interni Salvini sul nuovo regolamento delle case popolari, perché i primi a non tollerare la clandestinità e gli immigrati clandestini sono coloro che da anni risiedono nel nostro territorio, sono coloro che si sono radicati, sono coloro che hanno fatto un percorso di integrazione vera, sono coloro che hanno fatto proprio
il sistema di vita al quale hanno evidentemente anelato immigrando, venendo nel nostro paese. Quindi questi sono questi personaggi, queste persone stranieri, ma ormai con nostri connazionali, perché magari più di qualcuno ha preso anche la nazionalità italiana o quantomeno ha il doppio passaporto. Bene, queste persone che hanno scelto una vita di regole, hanno scelto una vita, sperando che tra loro non ce ne sia nessuno che invece da questo punto di vista possa smentirmi, per quanto ne so io no, bene, queste persone sono coloro che più di altri sono contro la clandestinità e sono contro l'arrivo indiscriminato di stranieri. C'è stata una riunione col questore, bene, c'è stata una riunione col questore del quale andiamo a leggere minimamente il contenuto per poi concludere la nostra rassegna stampa. È avvenuto questa mattina l'incontro tra il questore di Terni Bruno Failla, i cittadini residenti e i loro rappresentanti. I rappresentanti di Sinfronteras, Associazione Culturale Islamica, Associazione Nuovi Orizzonti, Royal International, Comunità Indiana Ravidasia, Comunità Ucraina e Comunità Filippina. Comunità che risiedono e lavorano nel territorio ternano da molti anni, ecco qua, hanno voluto incontrare il questore per farsi conoscere e per creare un dialogo proficuo e fattivo con la Polizia di Stato. Nel corso della riunione, a cui ha partecipato il dirigente della Digos Ternana, il vicequestore Marco Colurci, il dottor Failla ha espresso la massima disponibilità a collaborare con le associazioni dei residenti stranieri, stabilendo anche degli incontri periodici per monitorare eventuali criticità ed esigenze delle comunità, sempre all'insegna del rispetto reciproco. Con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa, possiamo solo augurare buon pranzo, io posso farlo a Paolo, lui potrà farlo a tutti i suoi amici perché voglio che concluda lui questa volta. Io intanto saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato, ma in particolare Luca Angelelli, che è un nostro collaboratore e attento spettatore delle nostre rassegne stampa. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti e un buon pranzo a Luca, che invito però a fare un pranzo abbastanza contenuto anche come calorie ed altro, perché arriva la voce che molto spesso invece si intrattiene con delle pietanze buonissime ma a livello calorico molto importanti, quindi noi ci teniamo invece leggeri per affrontare poi un pomeriggio fatto di lavoro e speriamo sempre di buone notizie, come spesso avvengono. Quindi e poi d'altronde da buon milanista quale sei, stare in vertice alla classifica rispetto agli interisti è impegnativo, insomma. Mi dispiace Marco per dirti, però siamo stati raggiunti dal Napoli, quindi è un primato in coabitazione per ora. Coabitazione con Napoli, ma davanti all'Inter. Sempre davanti all'Inter, perché Milano siamo noi, come spesso si canta. E a sto punto, come dicevo quello, forza fere e buon pranzo. Sempre forza fere. Va bene. Buon pranzo a tutti. Ciao, un saluto. Paolo. Ciao.